buongiorno a tutti amici. Oggi in questo nuovo video parleremo un po' di igiene. Ho qui la mascherina, non una semplice mascherina, ma una mascherina, una PPF3 che riesce a proteggere al 98% dai germi. Poi esistono le PPF2 che proteggono al 90% e poi sono le chiedo proprio morte, esatto, ci sono che non servono a niente. Tutte le mascherine in commercio ormai non ci sono più, ma stranamente nessuno le mette, quindi vengono acquistate per essere tenute in bosca. Ok, quindi togliamo il discorso mascherina, parleremo oggi di igiene delle mani. Quindi non faremo il tutorial pollice, mani, chiacchiere come la nostra amica Barbarella. Io che sono più spartano utilizzo questo, il vecchio alcol, va sempre bene. Puzza, ma va bene. In alternativa abbiamo questo introvabile mezzo chilo. Questo ha un valore di mercato oggi che si aggira anche sui 4.000 euro. Qui stiamo parlando di ammucchina originale. Ok, ma oggi non parleremo di questo. Ci saranno comunque momenti, speriamo presto, dove nei scaffali troveremo a centinaia di questi flaconi, ma adesso sono introvabili. E per chi non avesse questo e non lo sapesse, sto vendendo sotto banco la mucchina. Questo è un flacone da 25 litri, sotto banco la sto vendendo, ma non parleremo neanche di questo. Scherzi a parte, oggi parleremo di un gel per le mani dell'Ariel Clean. È un gel veramente ottimo ed è verosimilmente molto simile a questo, quasi al 100%. È un gel composto da acqua, alcol, glicerina e viscosizzante. È un gel per pelli sensibili, è un gel igienizzante. Faccio questo video perché veramente ieri sera l'ho provato ed è identico, se non meglio di questo, perché rende le mani più morbide. Questo gel viene venduto da alcuni rappresentanti di zona su Modugno, da Nadia Giacobelli e Anarita Campanella. Sono loro le rappresentanti, io sto soltanto sponsorizzando questo prodotto che è veramente mitico. Praticamente non serve neanche dare due spruzzi, ne basta uno. Vedete, è un gel che va strofinato sulle mani come la semplice ammucchina. Ragazzi, non posso farvi sentire la profumazione, ma il micidiale è fantastica, è la stessa profumazione, dopo un po' si essicca come l'altro, anche a distanza di 2-3 ore lascia le mani veramente morbide, quindi è un prodotto che io consiglio. Ricordo anche che tra i vari prodotti della Red Green, il quale è secondo me è un'azienda valida che vende veramente prodotti validi, qui abbiamo il mitico pan della Red Green, è un made in Italy, non è un prodotto il quale è un panno multiuso dove dal lato celeste è un panno in microfibra che serve per sgrassare e poi abbiamo il lato grigio che è un gomma simil neoprene, quindi è veramente per fare i vetri è spettacolare e non serve neanche detergente e quant'altro. È un panno multiuso, lo potete usare anche sull'acciaio. Questi vengono venduti, come dissi l'altra volta, 3 panni 10 euro, quindi non stiamo parlando di cifre esorbitanti. E adesso, giusto che ci siamo, facciamo una dimostrazione live che questo panno può anche incendiarsi, ma non succede nulla. Non l'avevo mai provato, lo faccio adesso questo esperimento, ma questo esperimento non serve a nulla perché col panno non devi fare gli incendi nella casa, ma devi soltanto pulire. Quindi alcol. Vediamo il panno e vedete qui non succede niente, siamo alto spirito, si sta accendendo, wow, quante ne so, vediamo e il panno è sempre, vedete, integro. Va bene amici, allora se volete contattate Nadia Giacobelli e Anarita Campanella per i prodotti Ariel King, veramente sono dei prodotti fenomenali, magari il prossimo video l'ho fatto su qualche profumino, qualche profumo per la casa. Ciao a tutti e alla prossima. Comprate il gel 10 euro, non 6.000 euro, 10 euro. Ciao ragazzi.